Con la pace firmata a Campo Formio, Napoleone ha distrutto i sogni di unità del popolo italiano, ma non è questo che interessa al generale dell'Armée d'Italie. Ora che l'Austria è fuori dai giochi, rimane un solo nemico da sottomettere, un ultimo avversario della rivoluzione, la Gran Bretagna. Per affrontare gli inglesi, però, c'è un problema grande quanto la Manica. La Marina britannica controlla i mari, tutti, e non avrebbe mai permesso un'invasione sul proprio territorio. Il direttorio allora ha un'idea. Se non si può invadere direttamente la Gran Bretagna, allora la si colpirà nei suoi vasti domini coloniali. L'Egitto, guidato dagli ex schiavi mamelucchi, è un buon obiettivo. È in buoni rapporti con la corona inglese e da Suez passano carovane vitali per il commercio con l'India britannica. La scelta del generale a guida della campagna egiziana ricade su Napoleone per tre motivi. Primo, è il migliore a disposizione dell'esercito francese, al comando dell'Armata d'Inghilterra, un esercito preparato per un'invasione delle isole britanniche. Secondo, è lo stesso Napoleone a consigliare il direttorio di non invadere direttamente l'Inghilterra, ma di puntare alle piramidi. Terzo, spedire Bonaparte in Egitto allontana una presenza che si sta facendo ogni giorno sempre più scomoda. Il prestigio e l'influenza del vincitore della campagna d'Italia, infatti, è ogni giorno più grande. Il direttorio teme un colpo di mano militare e il Nilo è abbastanza lontano per fermare le ambizioni di un uomo come Napoleone. Nel maggio del 1798, a Tolone è tutto pronto. 350 navi con quasi 30.000 uomini salpano verso l'antica patria dei faraoni e, dopo aver strappato Malta ai cavalieri di San Giovanni, arrivano alle foci del Nilo. Il 1 luglio, dopo aver beffato la flotta britannica a guardia del Mediterraneo orientale, le forze francesi iniziano le operazioni di sbarco ad Alessandria d'Egitto. La città è presa il giorno dopo, mentre le truppe mamelucche si organizzano per cacciare i francesi che stanno marciando verso il Cairo. Murad Bey e Ibrahim Bey guidano un esercito di 70.000 uomini contro i 25.000 di Napoleone. Si combatterà all'ombra delle piramidi. La vittoria dei francesi nella battaglia delle piramidi è schiacciante. I mamelucchi sono mandati in rotta e il Cairo, con tutto il Basso Egitto, cade. Dopo 700 anni finisce il dominio mamelucco delle terre del Nilo. Tecnicamente l'Egitto apparteneva alle terre del sultano, ma l'impero ottomano aveva lasciato da secoli i mamelucchi al potere come feudatari. La campagna infatti per Napoleone deve continuare in territorio imperiale, verso il vicino Oriente, Suez, Gerusalemme e Damasco. Ma neanche 10 giorni dopo l'entusiasmo della vittoria si spegne. Il 1 agosto la flotta britannica, guidata dall'ammiraglio Horatio Nelson, si presenta nella baia di Aboukir. La flotta francese è distrutta. La base logistica dell'intera operazione è persa. Napoleone non può più ricevere i rifornimenti ed è bloccato in Egitto. Ma non è tutto. La Gran Bretagna ha un'altra sorpresa per i francesi. Approfittando della situazione, il governo inglese ha organizzato una nuova coalizione antifrancese, la seconda. Questa coalizione comprende Impero Ottomano, Austria, Russia, Regno di Napoli e ovviamente la Gran Bretagna. Di colpo si aprono nuovi fronti in tutta Europa. Sul fronte italiano, l'esercito dello zar Paolo I, guidato dal generale Suvorov, passa le Alpi Giulie dilagando nella pianura. Inizia il crollo del controllo francese in Italia. La campagna italiana di Suvorov è brillante. Da aprile fino a settembre 1799, le roccaforti francesi cadono una dopo l'altra, così come le repubbliche sorelle. Napoli, Milano, Torino, Roma sono conquistate. Solo Genova rimane in mano ai francesi, impegnati sul fronte del Reno. Alla fine della campagna, Suvorov avrebbe ricevuto l'epiteto di Italischi, l'italico, oltre che il titolo di principe d'Italia da parte dello zar. Mentre sta collassando il fronte italiano, Napoleone è impegnato in Siria, dove fallisce la presa di San Giovanni d'Acri e, a maggio 1799, è costretto a ritirarsi alle posizioni egiziane. La campagna non sembra dover andare da nessuna parte. I francesi hanno l'esercito più forte, ma senza rinforzi via mare sono semplicemente destinati a perdere. Mentre dalla madrepatria arrivano notizie sempre meno incoraggianti sui fronti europei. Mentre la situazione è in stallo, il corpo di spedizione francese si è portato dietro un folto gruppo di scienziati, studiosi e archeologi da sguinzagliare sulla piana del Nilo. La grande civiltà dei faraoni comincia ad essere analizzata e studiata. Proprio durante uno di questi scavi viene ritrovata anche la chiave di volta per la scrittura geroglifica, fino a quel momento intraducibile, la stele di Rosetta. Ma in questo momento di crisi le vittorie culturali interessano poco al direttorio. Due membri decidono di dimettersi, aggiungendo una crisi politica alla già precaria situazione militare e finanziaria. Capendo che in Egitto avrebbe solo perso altro tempo, Napoleone decide di lasciare il comando al maresciallo Kléber per tornare in Francia. Il 16 ottobre 1799 Napoleone riappare a Parigi. La borghesia parigina vede nell'esercito l'unica soluzione alla crisi continua e due membri del direttorio cominciano a ideare un piano.
sono Paul Barras, amico e protettore di Napoleone, e l'abate Seyè, politico veterano già dai tempi degli Stati Generali. Il 9 novembre 1799 si diffonde la diceria di un complotto giacobino in corso. I membri del Consiglio degli Anziani, guidati da Seyè, nominano urgentemente Napoleone Bonaparte a capo delle truppe della capitale francese. Nel frattempo, 3 dei 5 membri del direttorio si dimettono e i 2 consigli legislativi, dei 500 e degli anziani, sono spostati a Saint-Claude, vicino a Parigi. Nella confusione, il generale Gioacchino Murat fa sgomberare l'assemblea con la forza, mentre il fratello di Napoleone, Luciano, come presidente del Consiglio dei 500, organizza un voto lampo per creare un governo provvisorio guidato da Napoleone, il Consolato. Con la fuga dei deputati, minacciati dai fedeli granatieri di Napoleone, cessa la Repubblica Termidoriana, iniziata con la morte di Robespierre. Molti storici accettano il 18 Brumaio dell'anno ottavo come la fine ufficiale della Rivoluzione francese. Inizia infatti qui il periodo del dominio personale di Napoleone, ma questo dominio deve avere una base legale ben più solida. Viene scritta molto in fretta ed emanata una nuova Costituzione Repubblicana dell'anno ottavo, con la classica divisione dei poteri. Il potere esecutivo passa a 3 consoli. Bonaparte, come primo console, ha il potere di nomina dei ministri, ambasciatori e giudici, affiancato da Seyè e Roger Ducos. Il potere legislativo viene dato al primo console e a un consiglio di Stato da lui nominato. Sotto di loro ci sono 3 organi. Tribunato, corpo legislativo e senato conservatore non sono eletti, ma nominati dai consoli da liste dell'alta borghesia. Il potere giudiziario è riformato. Anche i magistrati vengono ora scelti dal primo console. Infine, anche in campo amministrativo, il potere del primo console è immenso. Nomina lui i sindaci nei comuni e i prefetti a capo dei dipartimenti. Con questa Costituzione, la Francia torna ad un sistema accentrato e autoritario, ma con tutte le conquiste civili della Rivoluzione. La borghesia si può reputare soddisfatta per questo nuovo governo dittatoriale. I titoli di rendita della Borsa di Parigi, dopo il colpo di Stato, vanno in positivo. Per dare ancora maggiore legittimità a questa svolta, Napoleone decide di indire un plebiscito chiedendo al popolo, nel febbraio del 1800, di ratificare la nuova Costituzione dell'anno ottavo. 3 milioni a favore e 1562 contrari. Una vittoria schiacciante del generale. Ora, sistemate le cose in patria, Napoleone guarda la cartina d'Europa. La Francia sta arretrando su tutti i fronti, ma la volontà del primo console non può cedere. La Francia diventerà impero.